con un Kralev agguerritissimo con l'Audi, altra Audi in terza posizione, quella di Pettera, e poi c'è la nuova Cupra con Tavano in quarta posizione, poi Paolino è quinto, però ricordiamo che per lui c'è la penalità da aggiungere per sul crono che avrà al traguardo per via di una irregolarità in regime di safety car. Sono ripartiti per l'ultimo giro di questa gara 1. Vediamo chiaramente anche chi si trova, credo in seconda o terza posizione. Bravo Federico Gagliano! Gagliano in questo momento era in lotta con Savoia. Con Savoia, ha ragione, con Savoia erano in lotta per il secondo posto tra le DSG. Vediamo cosa sarà successo. Altoe nel frattempo è sempre decimo assoluto e primo nella classifica del trofeo nazionale DSG. Gagliano e Savoia erano in lotta e alle loro spalle poi proseguiva Baldan e ancora per Bonini. Baldan anche lui penalizzato di 10 secondi per irregolarità in regime di safety car, e quindi gara da dimenticare per il pilota veneto che è rimasto in stallo al via, mentre intanto vediamo Rodriguez in lotta con Larini, sta provando l'attacco, un attacco finale con il fiato sospeso per il sesto posto di Larini, che diventerà quinto quando sarà terminata la stagione. E adesso vediamo se in lotta la variante Larini resiste, riesce a resistere all'attacco del pilota portoghese di Target, e adesso sono fianco a fianco e devono arrivare alla staccata appaiati alla rivazza. Vediamo che succede. Ho visto Bettera e Kralev, credo che anche dal suono degli pneumatici, credo siano entrati in contatto, perché Kralev adesso non lo vedo. Bettera è al momento così secondo, Kralev infatti è fermo nella sabbia, finale incandescente, non poteva essere altrimenti. È volata per il secondo posto. Ed è vittoria di Ferrara, Bettera secondo, Tavano, Paolino, Rodriguez, Larini. Chiaramente Paolino dovrà retrocedere e vedremo cosa succederà poi per l'SG, dove Altoe, in questo caso nono, il traguardo, ottavo in classifica dopo la penalizzazione di Paolino, e al successo nel DSG davanti a Savoia. Ecco, intanto quello più Pietro che è Gagliano, certo. Quello che è successo, intanto questo era Gagliano, Gagliano e Savoia, Savoia in lotta, sportello contro sportello davanti a Mugelli, che si era ritrovato davanti e poi è riuscito per alto a superare e arrivando all'undicesimo posto dietro Savoia, ma davanti a Gagliano, tredicesimo alle spalle di Baldan. Intanto sono under investigation Bettera e vediamo i risultati, sono tra l'altro al photo finish. È un photo finish sulla seconda posizione tra Bettera e Tavano, perché infatti il distacco è allo zero in termini di centesimi di secondo e quindi dovranno